trial for sorrow. When the moon is the only light to see by, on a horse that truly seems to fly, because with the name of sorrow, and someone may soon begin to cry. There he rides into the night with his gun. When indeed they call for Zorro, with this sword the truth he keeps defending, and the bell's fame it keeps on ringing, and as he leaves his sign of warning. In nome di Sua Maestà il Re di Spagna, Sua Eccellenza il Giudice Ramirez, giudicherà oggi per insubordinazione il nobile signore Don Esteban della Santillana e il cercatore d'oro Alvaro Pérez. Ma bravo! Hai una bella voce, caporale. Leggi quest'altro bando. In nome della giustizia, io Zorro, nel rispetto della legge di Sua Maestà, giuro di liberare Don Esteban della Santillana e il cercatore d'oro Alvaro Pérez dai soprusi del corrotto giudice Ramirez. I miei soprusi, eh? Questo cialtrone mascherato, che tutti voi considerate una specie di eroe, ha il coraggio di parlare dei miei presunti soprusi. Lui, un fuorilegge, in virtù di questa difesa non richiesta, voi, Don Esteban, andrete in prigione per direttissima. E là avrete modo di meditare sul dovere di pagare le tasse. E quanto a te, cialtrone miserabile, nella stessa cella imparerai che per fare il cercatore d'oro bisogna avere la concessione di questo tribunale. Per direttissima, capite? In prigione per direttissima e... E senza processo! Ah. Ascoltami, Carmencita. Non pensi che la colpa di tutto ciò, più che al giudice, sia da attribuire alla bravata del tuo Zorro? Quello che tu chiami il mio Zorro è per ora l'unico in questo paese che abbia il coraggio di opporsi ai soprusi di un giudice corrotto. E se qualcun altro prendesse esempio da lui... Carmencita, quando tuo padre ed io ci scambiamo una promessa per il futuro tuo e di Raffaele, lo facemmo convinti che il vostro sarebbe stato un sentimento duraturo. Don Diego, vostro figlio è molto cambiato dal suo rientro da Madrid. Cambiato? Beh, io direi civilizzato. Ora basta, ragazzi. Carmencita, la situazione qui a Las Palmas è grave. Ma tu sai quanta fiducia riponiamo nel nuovo comandante mandato qui da Madrid, dietro nostra istanza. Abbiamo saputo di lui cose assai lusinghiere. E sono certo che tutto cambierà con l'arrivo del capitano José Alonso Martinez. Capitano Martinez, tra poco attraccheremo. È stato un ottimo viaggio, comandante. Già, e non infestato dalla presenza di clandestini a bordo. Da quando in California è scoppiata la caccia all'oro, la peggiore feccia del mondo si riversa là. E naturalmente tenta di viaggiare clandestinamente. Naturalmente. Ma quando io trovo a bordo della mia nave gente di quella risma, divento una belva. Li faccio prima fustigare e poi li faccio gettare in pasto ai pesci cani. Ah, il porto ci saluta. Capo pezzo, rispondi al saluto con due colpi di bombarda pesante. Ah, due bei colpi fragorosi. Laggiù è Las Palmas. Forza, fuoco!
Un momento! Ehi, ma che siamo matti? No, non facciamo scherzi! Ma che ci avete preso per due proiettili? E un momento! Sì. Non sparate! Non sparate! Ma dico io, ma che maniere sono queste? Ma come sparate senza avvisare chi c'è dentro? E poi magari parlano di educazione. Prendeteli! Come prendeteli? Prendeteli! Ma perché? Che abbiamo fatto? Noi siamo innocenti! Non lo potete fare! Voglio il mio avvocato! Cercatemi il mio avvocato! Assassini! Lasciatemi! E questi chi sono? Ah, due clandestini! No, siamo due siciliani! Avete viaggiato comodamente nascosti nelle culatte dei miei cannoni! Beh, proprio comodamente non direi. Sempre cannoni di terza classe sono. E se ora ci consentono, noi ritorneremo nelle nostre culatte a metterci in disabiglio. Fermili! Vi butterò in pasto agli squali! Ma che dici? Capitano, a lei l'onore del primo colpo di frusta. Prego, prego, prima lei. Uè, ma che fanno pure i complimenti? Pietà! Fermi! Siamo due giovani onesti, non abbiamo fatto niente di male. E anche due persone per bene. Noi alla Spalmas abbiamo uno zio ricco che può pagare il biglietto, Don Diego della Vega. Avete detto Don Diego della Vega? L'ha detto lui. Perché, lo conosce? No, purtroppo non ho l'onore di conoscerlo personalmente, ma so benissimo chi è Don Diego. Oh, benissimo. È un grande gentiluomo, leale e devoto suddito di tua maestà. Oh, è proprio lui. Pagherò io i biglietti per i nipoti di Don Diego. Vabbè, quando è così, ringraziate il capitano. No, no, siamo molto riconoscenti. Ti bacio le mani. E grazie per averci dato una mano. Non importa. Ciccio, ce l'ha data veramente una mano. Finta. Quella vera l'ho data al re di Spagna. Ma questo che dà la mano a tutti? Beh, si vede che è un tipo. Ha la mano. Va bene. Fuori la passerella! Scusa il tamponamento. Martino. Ed ora dovremmo trovare un mezzo che ci porti alla Spalmas. È una parola. Oh, guarda. Ancora grazie, signore. È stato squisitissimo. Piuttosto, ossequiate da parte mia vostro zio, Don Diego, che mi auguro di conoscere personalmente quanto prima. Sarà servito. Sono il nuovo comandante della guarnigione. Di qualunque cosa abbiate bisogno, chiedete del capitano José Alonso Martinez. Franco la vacca, del ramo siculo della Vega. Piacere. Piacere. Ma vuoi stare attento? Signor capitano! Signor capitano, ci mettesse un chiodino. Vive il re. Benvenuto in California, capitano. Non ho il piacere di conoscervi. Sono il capitano José Alonso Martinez. Impossibile. Il capitano José Alonso Martinez sono io. Questo significa che uno di noi due è di troppo. Aspettavano con ansia l'incorruttibile capitano Martinez. Ebbene, eccolo qua. Perfetto. Sei sicuro, Lopez, che nessun altro dei lancieri sospetti qualche cosa? Nessuno, eccellenza. Vargas, Sancho ed io siamo i soli a conoscere la verità. E grazie per il passaggio. Prego, prego. Eccoci in California. La terra promessa, dalle viscere piene d'oro. Cominciamo a cercare subito. Ma che subito? Dobbiamo andare prima dallo zio. Ah, e là c'è una guardia.
Signor Vigile! Signor Vigile! Sono il sergente Alvarez. Oh, ci scusasse. Siete cercatori voi? Sì, siamo cercatori. Cerchiamo nostro zio, Don Diego della Vega. Oh, un grande gentiluomo, mi onoro riconoscerlo benissimo. Abita un po' lontano dalla Spalmas. Allarme! Zorro ha liberato i due prigionieri! Madre di Dio! Zorro ha liberato i prigionieri! Ma che succede? Scappate! Levatemi di mezzo! È pericoloso trovarsi sulla strada di Zorro! Io corro in caserma! Ma insomma, chi è questo Zorro? Un individuo che porta un costume nero, una maschera nera! Ah, uno iettatore! Un bandito! E se scopre che siete nipoti di Don Diego, vi rapirà per farsi pagare il riscatto! La caserma mi aspetta! Lancieri, con me! Per farsi pagare il riscatto! Ma che siamo in Sardegna! Oh, stai zitto! Ma dove siamo finiti? Ricordate, troverete un carro con due botti. Sì. Nascondetevi lì dentro, il resto penserò io. Sì. Via ora, presto. Sì. Continuate a cercare! Ma dove cercate? Sono qua! A cavallo, idioti! Circondate la caserma dall'esterno! Sei troppo stonato per le mie orecchie! Ha rotto la tromba! E chi la paga adesso? Prendetelo! Con chi ce l'hanno? Boh, ma con Zorro. E chi sarà? Che faccio? Ben campano. Ehi, eccolo là, spara! Vai, esci! Scampanati! Oh! Oh! Sveglia! Presto, sul carro! Nelle botti! Imbottiamoci! Presto! Arrivederci! Ciao! Occupato! I prigionieri! Che succede, Alvarez? Signor capitano! È inutile cercarlo qui! È saltato fuori sulla piazza! A quest'ora lo avrà catturato il signor tenente Gonzales! Ti sbagli, ciccione! Zitto! Non fare lo spiritoso, tu! Ah, signor capitano! Lancieri, è qui! Catturatelo! Catturatelo! Signor capitano, è qui! Lo abbiamo in pugno! No, non lo abbiamo in pugno! Eh?
Ehi, voi lassù! Siete il nuovo comandante? Bene, vogliate gradire questo biglietto di saluti? Che onta! Potete uscire, siamo in aperta campagna. Come va, Don Esteban? Ehi, Don Esteban! Non è in casa! Ma chi c'è qua dentro? Venite fuori o sfascio le botti! Va bene, però questa è violazione di Botticelio! Fuori, ho detto! Zorro! Beh, allora vi faccio uscire io! No, per carità, senza sparare, signor Azzurrino. Signor Zorro, quello ci spara. Stai zitto, scendiamo noi subito. Noi non la conosciamo, siamo di passaggio. Fammi scendere. Aspetta. No! Ah, e mi hai spezzato la tibia e l'appendicite. Subito, signor Zorro. In piedi. Chi siete? I due orfanelli. Chi siete? Se le diciamo che siamo i nipoti di nostro zio, lei si farà pagare il riscatto. Ah, dunque voi dite che sono un brigante. Basta, non ho bisogno che mi diciate chi siete, l'ho già capito da me. Siete due cretini. Sì, sì, sì. Due deficienti che hanno mandato a monte un'impresa che doveva salvare due galantuomini. Dovrei farvi la pelle per questo. No! Tu! Va a prendere la spada. Sì. Con permesso. Dai! Buongiorno, signor Cavallo. Scusi, prendo la spada. Vieni! Non ci ammazzasse. Giratevi e chinate. Mettiamoci qua. Ciccio, ci ammazza, Dio. Dai! Ma abbassati. Chiunque sia vostro zio, portategli i miei saluti. Salute. Questa è la mia firma. Ma che ha preso i nostri sederini per due cartoline illustrate? Il segno di Zorro è una Z. Zorro si firma sempre con l'iniziale del suo nome. E meno male che non si firma per intero. Però la Z ha una linea troppo accentuata. Non vorrei che fosse una firma falsa. Ma è che vogliamo sottoporre i nostri sederi a perizia gallografica? Don Diego? Don Diego, c'è il sergente Alvarez che chiede il permesso di frugare la casa. Pare che Zorro sia da queste parti. Zorro! Le dica che la nostra carta per scrivere è già usata. State calmi, calmi. È il solito scherzo del sergente che viene qui per bere il mio vino. E tu rammenda i pantaloni a questi giovanotti. Andate con lei, via. Andiamo, sì, sì. Don Diego, buonasera. Carissimo Alvarez, se è Zorro che cercate, non è certamente in casa mia che lo troverete.
da roba di Don Rafael, il figlio di Don Diego. Nostro cugino. Mai capito come si tratta bene il nostro cuginetto. Un guardaroba da principe e una bella cameriera. Don Rafael ha un suo cameriere personale, Pedro. Non spetta a me occuparmi di lui. Aspettatemi qui, prego. E chi si muove in queste condizioni? Però, una bella ragazza, stupenda cameriera. Tremare. Ma che ci vuole cercare fin qui? Ma che ci vuole fare la Z pure sulle mutande? Andiamo. Io me la squaglio. Aiuto! Aiuto! Si salvi chi può! Ma che mi prende? Zorro! Muovetemi! Ma cosa dite? Fate qualcosa! Ma cosa dite? Zorro è entrato di là, con la maschera nera. Da dove è entrato? Dal buco pertoso, l'ho visto io con questi occhi. Niente Zorro, niente buco nel muro. Questi bravi ragazzi, nipoti di mia moglie, hanno avuto una brutta avventura con quel bandito e ne sono rimasti talmente impressionati che lo vedono dappertutto. Qualche volta capita anche a me, lo confesso. Prego. Sì, andiamo, aspetta. E voi due smettetela di girare per casa in mutande. Ce le dobbiamo togliere. Credete, Don Diego? Avrei proprio voluto dare una bella lezione a quel bandito. Oh, non ne dubito, sergente. Ah, il sergente Alvarez. Vi vedo un po' pallidino. Che vi è successo? Avete incontrato Zorro? Rafael, rispetta un prode soldato come il sergente Alvarez. Ma non ve la prendete, Don Diego. Vostro figlio è più incline allo scherzo che alla spada. Don Diego, Don Rafael. Eccoci qua! Ma questi! Questi sono miei nipoti, figli di una sorella di tua madre. Parenti lontani. Ora parenti vicini. Chi è? Questo è mio figlio Rafael. Piacere. Rafael Guglielmo La Vega. Franco e Ciccio La Vacca. Ci siamo fatti riparare i pantaloni per via di uno sgarro che ci fece un ignobile bandito mascherato da Pulcinella. La Zeta di Zorro, immagino. Avrebbe dovuto fare la F come Fetuso, perché Fetuso è. Buona questa, controllati. Lo zio non ci ha voluto credere, ma noi quel banditaccio l'abbiamo visto nel guardaroba. Con questi quattro occhi, due e due quattro. Stai attento. Allora siete stati voi a dare l'allarme al sergente. Sì, sì signore. È vero. Calma, Rafael. Avete per caso intenzione di fermarvi qui? No, siamo venuti di passaggio. Siamo cercatori d'oro. Se il tuo stimatissimo padre e il nostro amatissimo zio volesse concederci un prestito. Che aspetti? Presta, presta! Che vadano a cercare l'oro. Di quanto avete bisogno? Più denaro abbiamo, più lontano possiamo andare. Dagliene tanto. Capisci, papà? Ma tanto. Però è nobile e gentile questo nostro cugino Raffaele. Ma che cugino, fratello! Oste, questi sono 10 pesos, 8 per la camera e 2 per il vino. Oh, sveglia domani mattina all'alba, dobbiamo andare lontano. Lontano, lontanissimo, il più lontano possibile, ci disse. Bueno, signor. Vieni, ci facciamo una scopetta. Questa volta ho intenzione di batterti. Ecco. Anche nostro zio è molto affezionato. Hai notato con quanta premura ci ha aiutato? E per forza, è lo stesso sangue. Alza. Fate l'elemosina a un povero frate cercatore. Dove può arrivare la febbre dell'oro? Ci sono anche i frati cercatori. Che hai capito, quello cerca elemosina. Tieni, accontentalo. Tenete, oggi siamo splendidi.
Dio ve ne renda meglio. Non vi preoccupate, noi ricchi siamo. Regalate qualcosa? Oh figlio. Oh, scusate, è equivoco di questo, Wachifu. Quattro e quattro, sei. Ma che sei? Quattro e quattro fanno otto. E io prendo col nove, con il reporto di uno. Asso. Ciccio, guarda. Non ti impicciare, la cosa non ci riguarda. Eh no, quel poveraccio ha bisogno di besarlo. Signore, signore, signore! Sì? Quel tizio l'ha derubata. Sì, effettivamente le hanno sfilato la borsa dalla saccoccia. Mentre lei si lisciava i baffi, non si è accorto che la derubavano. Certo che me ne sono accorto. E ci ride sopra. Non solo ci rido, ma ci fumo sopra. Ma non capisco. Signori, oggi per me è una grande, grandissima giornata. Vuoi vedere che questo è scemo? Dillo tu che te ne intendi. Dica lei. Signori, sapete chi era quel tizio? È un ladro. Ma che ladro? È un cleptomane. Un pepomane. Cleptomane. Cleptomane. Ah, cleptomane. È vittima di una malattia che lo spinge ad appropriarsi della roba degli altri. Pensate che è un nobile ed è il più ricco possidente della regione, ma è malato, capite? Boh, la crisi gli dura ogni volta una decina di minuti, poi gli passa. Allora si accorge di aver rubato i soldi. Va dal derubato e gli restituisce il doppio della cifra. Il doppio? E già, tutto questo lo fa per salvaguardare la sua dignità e per far sì che non si sappia della sua malattia. Voi che siete intelligenti lo capirete. Mi scusi, e dopo quanto tempo restituisce il doppio? Giusto il tempo? Di fumarsi un sigaro. Con permesso. Prego. Ma dimmi una cosa, tu ci credi a questa faccenda del Cleopatra? Vuoi dire cleptomane? Certo che ci credo. In fondo anche nostro zio Turi, ti ricordi? Ma quale cleptomane? Zio Turi ladro era. Fregava le pecore. Beh, dentro il sacco. Beh, dentro il sacco. Bau, bau. E gli mangiò una mano. Era un cane. Randaggio, ecco perché gli danno la pensione. Dai, giochiamo. Guarda, che c'è? Signore? Signore, io vi cercavo. A me? Sì, voi mi dovete perdonare per ciò che vi ho fatto. Oh, bella, che cosa avete fatto? Beh, io vi ho derubato. A me? Oh, bella, e quando? Sì, poc'anzi, mentre voi vi miravate allo specchio, io vi ho sfilato la borsa dal taschino del gilet. Oh, dico, ma come vi permettete? E vi prego di accettare le mie scuse. E assieme alle scuse accettate il doppio del contenuto della borsa. Oh, per carità, signore, non posso accettare. Vi prego. Non posso accettare. Vi prego. E va bene, visto che insistete tanto. E spero di poter contare sulla vostra discrezione. Ma ve lo giuro sul mio onore. Grazie, grazie. Adios, signor. Adios. Adios. Visto? Nemmeno il tempo di fumarsi un sigaro. Oggi è veramente per me una grande giornata. Adios, signores. Era proprio vero. A noi fortune del genere non capitano mai. Pensa, quanto fa 2000 pesos più 2000 pesos? Ci vorrebbero 4000 dita. Chi me le presta? Dai, dai. Guarda, guarda. Ciccio, ci guarda. Ci
guarda, Cizio. Forse vuole derubarci. Magari. Facciamo finta di giocare a scopetta, così come se niente fosse. Sì, indifferentemente. Sì. Oh. Sissio, passa la borsa di là. Sì. Sissio, quanto ci sono in questa borsa? 2000 pesos. Tutti in oro, è vero? Certo. 2000, sì. Li hai contati bene? Certo. Sono tutti dentro la borsa. Sì. Io la metto qui. Brindiamo alla nostra ricchezza. Sì, brindiamo alla santé. Girati, non guardare. Non è finta di niente. Può allungare la mano se vuole, come fanno quelli che bevono molto e alzano il gomito. L'ha presa, sì, sì. L'ha presa, sì. L'ha presa. Senta, signor Megalatrico, signor Crepitomane, ci sono anche degli spiccioli. Li può prendere. Vuoi bere ancora, Sissio? Sì, alla salute. Può andare se vuole. Può andare se vuole. Raddoppi bene. Ordina due sigari, Sissio, fra poco diventeremo ricchi. Oste della Valora, portaci due sigari. Subito, signores. Siamo ricchi. Sissio, mi offri un sigaro? Prego. Grazie. Non avremo il tempo di fumarli, che quello ritorna col raddoppio. Sigaro. Non fumare, che ti fa male. Abbiamo finalmente avuto il piacere di conoscere il valoroso ufficiale di cui si dice tanto bene. Penso che Zorro ormai abbia le ore contate. Vi assicuro che farò di tutto perché non possa più spadroneggiare a suo piacimento. Voi siete nuovo di qui, capitano. Vi consiglio di guardarvi bene attorno prima di considerare Zorro un bandito. Le sue azioni potrebbero essere motivate dai tanti soprusi commessi da... La signorita è, come tutti i romantici, contagiata un po' dal fascino del mistero che circonda quel lugubre personaggio. Penso che tra poco avrò occasione di incontrarmi a tu per tu con il vostro eroe. Sta per partire dalla Spalmas un prezioso carico diretto in Spagna. È il ricavato delle tasse e delle confische ai cercatori non autorizzati. E penso che Zorro non resisterà alla tentazione di fare un colpo del genere. Lo considerate dunque un predone da strada? Ma lui usa restituire ogni cosa ai legittimi proprietari. Carmencita, per il capitano chiunque sia fuori dalla legge è un nemico. Esatto. Signorita? Signor della Vega? Adios, signor capitano. Adios, signor giudice. Adios, signor giudice. Non hai avuto nemmeno il coraggio di lasciarmi continuare quando stavo per dire al capitano che è proprio lui, il giudice, che dovrebbe essere arrestato e non Zorro. Carmencita, la tua infatuazione per Zorro è molto imbarazzante per me e finirai per rendermi ridicolo. Sei la mia fidanzata. Non hai bisogno di me per renderti ridicolo. Basta la tua mancanza di coraggio, Rafael. È così. Da buon giudice io ho assolto il mio compito mettendo insieme questo bel gruzzoletto. E naturalmente tutto nella legalità. È in nome del re di Spagna. E noi lo invieremo al re di Spagna come nostro dovere. Certo, non sarà colpa nostra se uno zorro qualunque a mezza strada ci assale e ci ruba il carico. E noi che ci guadagniamo? Ho detto uno zorro qualunque. Vale a dire uno di noi travestito da zorro. Oh, non io. Naturalmente. E nemmeno voi, perché avete un altro compito. Ma conosco un uomo che in quei panni ci sta.
sarebbe meglio del legittimo proprietario. Costretti a rubare galline per placare la fame. Pazienza vuol dire che mangeremo pollo all'arrabbiata. Perché all'arrabbiata? Vedrai quella come si arrabbia non appena si accorge che le abbiamo fregato le galline. Butta, butta. Gallinella, gallinella, vieni nella cordicella, porta pure tua sorella. Pio, 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 mettici pure la zampetta. Ci siamo, ci siamo. Sì, ecco. Accidenti, ci volevano anche questi cavallacci. Fermi tutti! Zorro! Lo zetomane! Zorro! Sì, Zorro! Fermi! Fermi! Non reagite, ci ammazzerà tutti! Se è loro che vuole, lasciamoglielo prendere! Niente che ci sparano! Ma che succede? Lasciatemi! Ma qui la corda tira! Pesantissima! Abbiamo preso una gallina faraona gigante! Dici? Sì! Ma chi siete? Lasciatemi letto! Gallina faraona, un corno, abbiamo preso Zorro! Molliamolo! Dai, mollalo! Che molle, ci sono 10.000 pesos se attaccati a questa corda! Io non li vedo! La taglia, cretino! Non hai letto i manifesti! 10.000 pesos se a chi cattura Zorro! Allora tiriamolo su! Ehi! Accorrete! Abbiamo catturato Zorro! Un gallinaccio di 10.000 pesos! Venga, signor Zorro! Venga a gettarci sul federino! Ciccio, gli è venuta un'idea di vendetta! Leghiamolo un po'! Pensaci tu, che vuoi fare? Signor Zorro! Prenda! Prenda! Signor Zorro! Prenda anche questo! Che fa? Che ce l'ho in centro? Scusami! Ecco Zorro! Prendetelo! Lo abbiamo catturato! Presto! Non lasciatelo scappare! Scendiamo subito ad incassare la taglia! Andiamo, con permesso! Finalmente potrò vederti in faccia! Tenetelo forte, oh! Il capitano Martinez! Zorro era lui! Imbecille! Come ti permetti? Sei mio prigioniero! Sei tu che finirai in prigione! E anche voi, cretini! Avevo preparato una trappola per Zorro. Il giudice e loro due lo sanno. E tu mi mandi all'aria. Ma io non lo sapevo, signor capitano. Chi è stato? Chi è stato quel cretino che mi ha messo il laccio al piede e mi ha tirato i cocci in testa? Chi? Noi! 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 Siamo stati noi! Noi! Io e lui! Sì. Io e lui! Sì. Più io che lui! Imbecilli! Deficienti! Qui! E questo ci offende, sergente, lei ci è testimone. Impiccatelo subito! Accettetela o vi faccio sbattere dentro anche se siete parenti di Don Diego. Ma, e perché? Per ingiuria a un ufficiale dei lanciati. Ma volete scherzare? Ah, ma allora siete passati tutti al nemico. No, è tutta invidia perché Zorro l'abbiamo catturato noi, e non loro. Circolate, circolate, mandateli via. Ma come vi permettete? A mano! Ma io... Zorro ha fatto fuggire i prigionieri che avevamo ripreso ieri. Ma che dice questo se Zorro è lui? Maledizione! Lancieri a me! Voi in caserma! Avvisate il tenente Gonzales! E voi, sergente! Fate la guardia al carico dell'oro! E non muovetevi! Io no! Imbecilli! Mi ricorderò di voi! Ma non diceva! Ma tu ci hai capito niente? Per me è tutto un trucco per fare scappare Zorro e non darci la taglia! Giusto! Un altro Zorro! Perché è una zorreria? Il capitano sempre agli ordini! Ti sbagli, pancione, io sono il vero Zorro! Zorro vero! Lancieri! Lancieri! Qui c'è Zorro! Quello vero! Permette questo tango! Non ci provare più! E
in quanto a te, pancione, perché tu non vada a dire in giro che vorresti batterti con me. In guardia. L'hanno informata male. Voltati! L'ho azzetato! Ora azzeterà pure noi! Qui, oui, se ne va! Se ne va! Questa volta mi siete stati utili. Grazie. Vi consiglio però di sparire dal paese. Ma signor Zorro, non possiamo. Siamo rimasti senza soldi. Prima dobbiamo andare a casa di nostro zio Don Diego. No! Accidenti a voi! Tenete! Ma sparite, capito? Sparite! Sì! E subito! Con quest'ora finalmente possiamo andare a cercare loro. Sì, zio, io avrei un'idea migliore. Sentiamo. Perché non troviamo un cleptomano onesto, eh? Cretino! Avanti, aiuta. Un giorno queste polveri esploderanno in nome della libertà. Ora dobbiamo provvedere a restituire questi beni ai legittimi proprietari. Circolare! Siete sulla nostra concessione! Circolare! Non avete visto i nostri attrezzi? Il nostro mulo? I nostri esplosivi? Scusatelo, noi cercatori avventizi siamo. Ne avete trovato ora? Ce l'abbiamo trovato! Trovato? Tanto da poter vivere come pascià per tutto il resto della nostra vita. Guardate, pepite grosse come uova di struzzo. Hai capito che pepita? Ma che pepita? Questo è un pepetone. Oro. Io adesso vado giù in paese a venderlo a concessione mentre il mio amico resterà qui di guardia. Andiamo. Un momento. Scusate. Avete detto vendere? Sì. Certo, ormai siamo vecchi, ragazzi miei, non abbiamo parenti e ci vogliamo godere un po' la vita. Abbiamo faticato abbastanza a cercare. Beati voi, speriamo che anche noi troviamo una pepetuzza, un lingottino. Aspettate, un minuto solo, aspettate. E chi si muove? Sì. Il mio amico ed io abbiamo deciso. Siccome siete due ragazzi simpatici, se volete, vi vendiamo la concessione seduta stanco. Sì. Grazie, siete molti. Ma il fatto è che noi abbiamo solo 1500 pesi. No, non possiamo accettare, no, 1500 pesi. Va bene, tanto siamo ricchi abbastanza. No. Sì, allora. Lo considereremo un prezzo simbolico. Dateci 1500 pesi e la concessione. Grazie, non vi dimenticheremo mai. Siete davvero dei benefattori, dei padri. Consentiteci di chiamarvi papà. Papà! Ecco la concessione.
Mi raccomando, e da questo momento tutto quello che troverete qui è roba vostra. Grazie, papà. Gentili benefattori, potrei chiedervi una di quelle pepite per confrontarla quando troveremo le altre? Sapete, siamo poco esperti in oro. Allievi orefici siamo. Vabbè. Sì, tenete. La più grossa, questa da sola vale i vostri 1500 pesos. Ciccio, il pepetone ci regalò. Adios. Adios. Cercatori, marcia, in marcia, cercatori. Oh, dimenticavo. Ecco, accettate questi. Ragazzi, oggi è la vostra grande giornata. Prima che li avrete finiti di fumare, avrete raccolto tanto oro che non lo potrete nemmeno trasportare. Adios, signores. Adios, cuori generosi. Adios, papà. In marcia cerca l'oro che vi aspetta l'oro. Ci hanno lasciato tutto, attrezzi, esplosivi. Senti, sono impaziente di andare a cercare. Io ho capito subito che sono due gentiluomini. Due gentiluomini dai volti biblici. Si vede quando si incontrano le persone per bene. Certo che trovando quei due abbiamo trovato una vera miniera. È vero. Hai trovato niente? Ciccio, un pomodoro trovai. Ho capito, vuoi dire una pepita a forma di pomodoro? No, un pomodoro a forma di pepita. E non serve neanche per l'insalata, è secco. Ciccio, una pepita a forma di pepita. Andiamo, non vedi che è un sasso nero? Io dico che è pepita. Tieni, confrontala con quella vera. Ciccio, è tutto oro. L'acqua, i sassi, tutto quanto. Anche la mano, anche il braccio. Sono l'uomo dal braccio d'oro. Piombo colorito con la porporina! Non è possibile! Quelle due persone per bene ci dissero che non avremmo neanche avuto il tempo di fumare il sigaro! Il sigaro! Ciccio, ti dicono niente i sigari! Quelle facce! I cleptomani! Ma allora la concessione! Gioia! Concessione di libertà provvisoria ai due pregiudicati, Alonso Cabral e Francisco Montero. E ci fecero pure fumare! Assassini! Hai visto che hai fatto? E che ne sapevo? Andiamo! Ciccio! Oro! 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 Come? In collana! In collana! Ancora oro! Ancora oro! In bracciale! Ciccio! Oro bianco! Orologio! Ma che razza di miniera è? Miniera orologifera! Guarda! Vedi se funziona! Funziona? Che ne sono? E dunque è qui che avete trovato questa roba? Signor sì, là, là. È una fonte inesauribile. E venga! Venga! Bracciali, e collane, orologi. Un servizio di posate completo. Sì, ma d'argento però. Beh, non pignoleggiamo. Signor giudice! Signor giudice! Chiamano lei. Venga qui, venga a vedere. Eccola. L'origine del vostro miracoloso giacimento d'oro. Ciccio, sentiste? Tutta questa roba è nostra. Piacente, questa roba appartiene a Sua Maestà il Re di Spagna. È stata trafugata e nascosta qui da Zorro. Ma come? Noi veniamo da lei per regolarizzare la nostra proprietà e lei ci tira fuori il Re di Spagna. Tutte le scuse sono buone in questo paese. Non ci pagate le taglie, non ci volete dare nemmeno la roba che troviamo, No, no, voi avete trovato soltanto il nascondiglio di Zorro. Va bene, ma dico io un premio, una percentuale. Già, va bene. Ecco qua. Una borsa d'oro è più che una percentuale. Ma ascoltatemi bene. Non una parola con nessuno di quello che avete visto e udito qui. Non una. Capito? Muti!
Ma cosa fa? Il muto! E ora sparite! Li avete pagati? Volete che vadano in giro? A spifferare tutto? Zorro non mancherà di ritornare qui per riprendersi il bottino. Allora la trappola del capitano Martinez scatterà. Perciò io ho comprato il loro silenzio, no? E così, caro zio, il nostro primo pensiero è stato quello di restituirvi il denaro che gentilmente ci avete prestato. E avete avuto fortuna. Altro che! Questa è una miseria a confronto di quello che avevamo trovato. Pepite, lingotti, orologi, bracciali. Stai zitto, lo sai che il giudice ci disse di non parlare. E va bene, ma in fondo è il nostro zio. Niente, nemmeno a lui. Perché si incomincia sempre con lo zio e si finisce col raccontare a tutti che abbiamo scovato il nascondiglio del tesoro di Zorro. Quindi, zitto. Cosa? Cosa state dicendo? Il nascondiglio di... Lo vedi come sei cretino e pettegolo? Avanti, perché non dici pure che il giudice ci ha pagato per non spifferare niente a nessuno? Dillo, dillo, perché tu sei capace di dirlo, eh? Io? Sì. Invece tu? Avete portato il giudice nel nascondiglio di Zorro? E anche sì, i soldati? E anche il sergente? Sì. Ma scusate, zia, a voi che ve ne frega? A lui che gliene frega? Guarda, lo zio sta male. Sarà un trombone delle coronarie. Bevete, zio. Un goccetto, un goccetto. Con calma. Andate via. Via. Lasciatemi solo. Ho qualcosa da fare di molto urgente. Veramente volevamo salutare il cugino Raffaello. Siamo sicuri che avrebbe avuto piacere vederci. Via, per Giove, via! Per Giove, ma non è distante. Cammina. Ma... Raffaello, per sua sfortuna, non è qui. Fate prendere a tutti posizione! Io sì! Voi, nascondetevi! Anche voi laggiù! Via! Nasconditi tu! E ricordate! Nessuno spari senza mio ordine! Lo voglio vivo! Lo prenderemo vivo, vivo o morto! Attento! Arriva di qua! Vuole accerchiarci! Pace e bene, fratelli. Che fate qui, frate? Cosa volete che faccia? Il mio solito giro per la questua del convento. Via, via, frate, voi non sapete quello che avete rischiato, via! Su, anche il mulo! Via! Ehi tu, vieni qui, infrascati! Presto! Fermo, dove sei? Ci sono 20 fucili puntati su di te. Prendetelo! Ragazzi, avanti! Non abbiate paura! Io vi guardo le spalle! Inseguitelo! Io vi seguo! Correnti, Zorro! Presto, tutti qui! Guardategli! Guardategli! Guarda volontà! Tanto paga il governatore! Su, prendetelo! Non lasciate fare tutto a me! Su!
tiro doppio. Due Zorro. Sparate su Zorro. E a chi dei due, comandante? Sparate. Sì, signore. Faremo la compiata. Sparate. Sparate. Oggi ti devo la vita due volte. Su, adesso pensiamo a metterci al sicuro. Maledetti. Mi aspettavano, sai? Un agguato. Io mi domando come abbiano potuto sapere. E tu? Tu come hai saputo? Beh, vedi, è stato un caso. Ma sì, quei due sciagurati, sai, cercando l'oro. Oh, no, no, non è possibile. Ma quei due sciagurati sono veramente nostri parenti? Oppure sono creature dell'inferno mandate qui da qualche genio malefico? Io lo devo sapere prima di strangolarli con queste mie mani. Io il cugino Raffaello non lo capisco. Mi dici che mi vuole abbracciare perché mi vuole bene? Ma all'anima, dico io, guarda. E a me non disse ti voglio abbracciare con affettuosità. Baciare. Ma che baciare? Per me fu un morso, guarda. E poi mi dai il fazzoletto di pezzo. No, no, così qui, non si può qui. Andare avanti. Mi pare che sta litigando con qualcuno. Te l'ho detto, è nervoso. Andiamo a sentire. Comincio a essere veramente seccato di questa tua ridicola infatuazione per Zorro. Non è una ridicola infatuazione, è ammirazione sincera, è affetto. È affetto nei confronti di un vero uomo, di un coraggioso. C'è splendore di mucciaccia, e quello ci litiga. Innamorata. Ah. Sei innamorata. Sei innamorata di un avventuriero mascherato del quale non hai mai visto il volto. Sei pazza. Ebbene sì, sarò pazza. Ma arrivo a dirti che qualunque sia l'aspetto dell'uomo che si nasconde sotto quella maschera, io, vedi, io, se mi apparisse all'improvviso davanti di notte nella mia stanza, ebbene, Raffaele. Ebbene? Ebbene? Ebbene. E dillo. Ebbene, non saprei resistergli. E osi dirmelo. Sai che ti dico? Riporta questo fazzoletto a Raffaele e ce l'abbiamo. Qui tira aria cattiva. Tu sei matto. Io da quello non ci vado. Questo fazzoletto col pizzino glielo lasceremo nella sua camera. Vieni, di con me. Andiamo. E va bene, Carmencita. Tanto bisogna uscire da questo equivoco. Stanotte vedrai Zorro. Ma cosa dici? Vedrai Zorro, te lo giuro sul mio onore. Mi credi ora? Non chiedermi come, ma farò in modo che a mezzanotte venga nella tua stanza. Avrai una sorpresa che ti farà meditare. Andiamo. Ui, ma tu guarda quanti armadi che c'ha questo Cicisbeo. E quanta roba devi avere. Sai che ti dico? Io un paio di calzini glieli frego. Ne ho proprio bisogno. Ma non ti vergogni a pensare a certe cose. Frego una calottiera anche per me. Sì. Dai, dai. Il buco Pertuso. E non ci volevano credere. Sì. Qui, roba da Zorro. E che significa? Significa che il nostro cugino Raffaele è un diabolico. Quello ha capito che quella ragazza non appena del Zorro gli si butta addosso e si è organizzato la mascherata. Certo, si fa così per dire. Uno che se la vuole spassare con quel bel pezzo di mucciaccia, basta indossare un costume di questi. Si presenta bene, si fa una zorreata. Uè, niente, niente, ti stai facendo venire qualche idea. Io? Per carità. Forse tu. Allora non mi conosci. Mi vuoi offendere? No. Anzi, lo sai che ti dico? Che per evitare guai me ne vado e qui non ci metterò più piede. Anch'io me ne vado da qui dentro senza metterci più piede. Andiamo. Anzi, per farti vedere, vado a chiudere subito il buco Pertuso. Guarda, te lo chiudo. Hai visto? È tutto in ordine qui? Certamente, signorita. A lui piacerà moltissimo. A lui. Ma quale lui? Andiamo, signorita.
Di me si può fidare. Chi è quest'uomo meraviglioso? È l'uomo più nobile e più coraggioso del mondo. Lui? Sì. Vado a farmi pettinare da Donna Mercedes. Tu intanto metti dei fiori qui, tanti fiori. Manuela, sono certa che dietro quella maschera si nasconde un volto bello, maschio e intelligente. Sei certa di quanto affermi? Sulla Vergine del Pilar, capitano. Finalmente lo avrò. Sapevo che questa ragazza ci sarebbe stata utile. Ero certo che prima o poi quell'esibizionista non avrebbe resistito a questa tentazione. Mostrarsi finalmente alla dama che ha sempre manifestato tanta ammirazione per lui. Prendi. Te lo sei meritato. Sei una fedele suddita di Sua Maestà. E ora dimmi, puoi farci entrare non visti nella casa della signorita? Se venite subito, sì. La signorita è andata a farsi pettinare. Ah, sì? A pettinare Zorro, penseremo noi. Andiamo. Chi è là? Sono io, Raffaello. Cosa c'è? Qualcosa di misterioso. Vorrei sapere dove diavolo sono finiti i miei vestiti da Zorro. Ma io non ne so niente. Ma perché li cerchi? Dove vuoi andare? Devi essere prudente, lo sai? Non temere. Si tratta di una missione, diciamo, dimostrativa. Niente di pericoloso. Ho capito. Puoi prendere il mio costume, sta nel baule. Grazie. Temo che mi starà largo. E lei? Dietro la tenda. Via, via, via. Ah, oh, come sta bene, signorita. Si veste d'azzurro, arriva Zorro, 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 e qualcuno comincia a tremare. Con la maschera nera sul viso e la spada che taglia anche il ferro, arriva Zorro, 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 e qualcuno comincia a tremare. Se sia biondo pure bruno, se sia brutto pure bello, non lo sa nessuno, lui compare all'improvviso, fa giustizia e come un'ombra se ne va. La sua spada immacolata è la penna di un poeta, con la quale scrive in zeta, una zeta insanguinata. Carmenzeta, presto sarò fra le tue braccia, farò un volo memorabile, preparati. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, meno 0. Mietzegos! Zorro! Sì. Accomodatevi, una sedia. Un'altra! Oh, che irruenza, che ciclone! Modestamente.
consentitemi di prendere la mia spada. Voi dunque siete l'eroe leggendario, colui che toglie ai ricchi per dare ai poveri. Così dicono. Raccontatemi tutto. Io tolgo ai ricchi per dare ai poveri. E succede che i poveri diventano ricchi e i ricchi diventano poveri. Poi tolgo ai poveri diventati ricchi per dare ai ricchi diventati poveri. È una faticata fare Zorro, madamigella, che faticata! Vogliamo accomodarci? Vogliamo parlamentare? Prego, dopo di voi. Consentitemi di sedermi vicino a voi. Sì, mi siedo. Oh, ma vi prego. Mi hanno fregato il posto. Oh, scusate l'equinozio. Non ho mai avuto una bisedia. Ditemi tutto. Sono una vostra ammiratrice. Potrei avere un autografo. Yeah. Da me potete avere tutto quello che volete. Prendete carta, matita e calamaio. Ma non con la penna, con la spada, la vostra leggendaria sigla. Fatela qui, su quella parete, perché resti una traccia di una vostra visita. Capisco, madamigella. Mi volete vedere sfadare? Ogni vostro desiderio è un ordine per me. Eseguo. Quella non è una Z, è un segno di croce. Confidenza per confidenza, analfabeta sono. Non ebbi tempo. Oh, vi burlate di me, signor Zorro. Non mi permetterei mai, graziosa fanciulla. Salvate questo infelice paese. Posso chiamarvi Salvatore? Voi potete chiamarmi come volete, Federico, Calogero, Penuzzo. Basta un vostro cenno e io affonderò la lama della mia spada nei cuori dei vostri nemici, senza pietà, fino in fondo, così! Posso chiedervi di togliervi un indumento? Un indumento, avete detto? Un indumento particolare. Comincio a capire. Un indumento che nasconde la parte migliore di voi. Allora ho capito bene. La maschera. Mi vergogno. Oh, capisco. Forse ho chiesto troppo. Forse dobbiamo prima fare amicizia. Sì. Vado a prendere da bere. Sì, con due agnolotti. Fanciulla meravigliosa. Rambla dell'Assunzione 65, scala. Scala, scala, scala. Deve essere quella. E di chi è questa? Chi sarà? Eccovi da bere, signor Zorro. A me. Muchas gracias, signorita. Ho la sensazione che in voi ci sia qualcosa di cambiato, come se foste cresciuto. O forse è il mio sentimento che vi ingigantisce. È probabile. Ho deciso di baciarvi, signor Zorro. Baciarmi? Così? Subito? Appena arrivato? Va bene. Ma prima giuratemi che la vostra spada stroncherà l'ingiustizia in questo paese. Se è per questo... Potete fidarvi della mia lama che non perdona! Zorro! Signor Zorro, pietà! Pietà! Ho voluto fare una zorriatina! Mi perdoni. È così, miserabile cialtrone. Scusi. Hai osato ingannare questa graziosa signorita facendoti passare per me, cretino. Mi conosce pure lei? Sì, voltati che devo firmarti il sedere. La firma non serve, fra noi basta una stretta di mano. Voltati, ho detto. No, signor Zorro, la supplico, mi perdoni. Obbedisci.
Scusate, signorina. Signor Zorro, non mi segua! Soffro del cuore! Non posso saltare! No! 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 È così che muore chi osa insozzare il nome di Zorro! A noi due! Non voglio morire! No! Che succede qui? Chi è? Sono due impostori. Signorita, il vero Zorro sono io! Ma che pagliacciata è questa? Ma allora se Zorro è lui, tu non sei Zorro! Ma mi vuoi dire chi sei? Comincio a capire. Ah, e facevi tanto lo sbruffone! Perché tu che facevi? Lo facevo per motivi passionali. Voltati! Ti apporrò la mia firma sul sedere. E smettiamolo una buona volta e per sempre. Il mio è un sedere vero. Non è il registro delle presenze che chiunque arriva ci vuole fermare sopra. Osate ribellarvi? Allora difendetevi se avete del fegato. Abbiamo del fegato. Mai avuto. Mai avuto. Difendetevi, ho detto. E come faccio a difendermi? Non ho la spada. Non ho niente. Prendi questa. Non ho ognuno la sua spada. Non lo provocare, incosciente. Signor vero Zorro, è stato un grosso equivoco. Tutti possiamo sbagliare su questa terra. Zitti, siate uomini. E non è possibile, noi siamo due minorati. Vuole dire minorenni? Minorenni. Oh, ma che fa il lampadario? Che fa? Oh, ma questo trema. Perché noi no? Approfittiamone. No, non è possibile. È la prima volta che faccio un triello. Cos'è questo triello? Un duello in tre. Dai, aggiustate la spada. Affondo! Affondo! Ti prego, no? Giro, giro tondo, com'è bello il mondo. La 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 la. Mi ha fatto bruciare il federino! Ammazzo questo! Finalmente! Vigliacco, ti nascondi dietro la gonna! Levati da dietro la gonna! Ormai per te è finita! Nessuno ti potrà salvare! Non ti incuscinare! Sì, no, è finita per te! Ma che fai? Ciccio, tu lo fermi e io lo firmo! Adesso basta, porca miseria! Ah sì, basta con questa pagliacciata! Sono io. Buongiorno. Anche a te, come stai? Bene, grazie. Prego. Raffaele. Tu, pure tu, Zorro tu, ma va accanto. Perdonami, amore mio. Mi sono finto Zorro per arrivare più vicino al tuo cuore. Voi Zorro, don Raffaele. Vi ho visto poco fa duellare, scusatemi, ma senza offesa. Come Zorro fate schifo. Beh, vi chiedo scusa, capitano Martinez. Il capitano Martinez, il nostro benefattore. Quello che ci ha pagato il biglietto sulla nave. Sì, Ciccio, lo dobbiamo ringraziare. Questa volta la mano di legno gliela baci tu. L'altra, quella di carne, gliela bacio io. Una volta per uno. Commendatore Martinez, baciamo le mani. Fermi, ma che fate? Qua sono tutti e due di carne. Che cosa si riesce a fare oggi con i trapianti? Ma voi conoscete il capitano Martinez? Come no, è arrivato con noi e ci ha dato pure una mano. Ma di legno. Basta con queste idiozie. Le vostre panzane non vi sottrarranno al meritato castigo. Sì, sì, ora intuisco la verità. Ecco perché Zorro si muoveva rapido come il baleno. Perché eravate in due. Ma questo non è il capitano Martinez, questo è più grasso. Il nostro era più secco, era un Martinez Drain. Portateli via. No, sì, un momento, potete fare. Per errore giudiziario. Un momento. Allora, Raffaele. Ripensateci. Non sono cose che signor capitano. Ma non penserete sul serio che quei due sciagurati
siano proprio Zorro, con quelle facce. No, no, certo che no. Ma in un certo senso sono più pericolosi di Zorro, perché sono gli unici che possono testimoniare che io non sono il vero Capitano Martinez. E perciò moriranno impiccati. E nessun informatore del re avrà qualcosa da eccepire. Ma se Zorro apparisse in scena, dico quello vero, per tentare di salvarli. È quello che spero. In tal caso, prenderemo 3 piccioni con una forca. Io quei 2 non li salvo! Ah, di questo sono sicura. Se la loro salvezza dovesse dipendere da te... Sì, dipende da lui, Carmencita. Solo lui può aiutarli. Non è più tempo di misteri, Rafael. Quell'uomo, mia cara, quello che è venuto a trovarti stanotte, era proprio Zorro. Quale dei 3? Rafael, Carmencita. Non c'è nessun altro Zorro in tutta la California. All'infuori di me si capisce che lo sono stato prima di lui. Voi, Don Diego. Tu. Sì, Carmencita. Oh, ma, Rafael, io non... Non dirmi niente. In fondo, sia pure come Zorro, non hai mai cessato di amarlo. Non c'è un istante da perdere, figlio mio. Idioti o no, sono i soli che possono smascherare il finto Capitano Martinez. E solo la tua spada può salvarli. Ah, sì? Allora ecco quello che ne faccio! Addio, Cicciuzzo! No! Prendiamo ancora un po' di tempo. È impossibile che Zorro e il suo complice tradiscano la nostra attesa con questo bel ricevimento che gli abbiamo preparato. Perché devo morire così, bambino? Ma volete proprio stravincere? Chiedete loro se hanno un ultimo desiderio da esprimere. Avete un ultimo desiderio da esprimere? Sì, signore. Vorrei scrivere una lettera di saluti ai miei parenti. Va bene, gli sia concesso. Grazie. E l'altro condannato? Ma io vorrei aggiungere i saluti alla sua lettera, ma dopo che ha finito di scrivere lui. Gli sia portato l'occorrente per scrivere. Avranno 10 minuti di tempo. Ma quale 10 minuti? Io prima devo imparare a leggere e a scrivere perlomeno 2-3 anni. Scusi. È analfabeta. Basta, basta, basta! Siano impiccati! No! No, non lo fate! Non date ad intendere che siete dei cattivi! Non lo potete fare! Non ammazzateci! No! No! È evidente che ormai l'eroico Zorro ha deciso di non farsi vivo. Salutate lo zio! Che è successo? Siamo morti! Siamo nell'aldilà! Zorro! Morto anche lui! È morto in maschera! Sì, imbecilli! Il cugino Raffaele! Ti sei vestito un'altra volta da Zorro! Ascoltate, idioti! Ora scoppierà una grande confusione. Approfittatene per uscire di qui e scappare. Scappare? E dove? Il più lontano possibile da me. Effettueremo la constatazione di avvenuta morte. È qua! Impostore, vieni a prendere posto su questo palco insieme al tuo degno compare. Prendetelo, imbecilli! No! No, non sparate! Non sparate sul giudice! Ah!
con quella spada. Chi sono? Chi sono? Prendetelo! Questo è il momento. E già, più confusione di... Appuntamento, no? Bene, io e la mia spada siamo pronti. Non riusciamo ad allontanarci da questo palco. Oh! A te! Scusami, cuginuzzo mio! Equivoco di bottola, c'è fu! Mamma mia! Scappa, ceccio! Io mi incannono! Sono al sicuro! Vieni! Vieni! Cessare il combattimento! Chi? Io, Marchese Manuel Salazar y Mendoza, ministro di giustizia di Sua Maestà, come inviato del re in questa colonia, ordino ai soldati rimasti fedeli al loro giuramento e a tutti gli uomini d'onore di arrestare quel giudice corrotto, i suoi complici e quello spregevole individuo che si spaccia per il capitano Martinez. Un prode ufficiale da lui stesso assassinato. Lancieri, assicurate i traditori alla giustizia. Cittadini di Las Palmas, lancieri, ascoltate! È una menzogna! Nessuno è in grado di testimoniare contro di me! Ci sono due testimoni, lo sai benissimo, dato che hai tentato di eliminarli. Parlino i signores Franco e Ciccio la Vacca, che hanno conosciuto il vero Capitano Martinez.
Aiuto! E Dantone, chi è che mi ha investito? In quale autobot hai studiato? Non vede che non sai guidare? A te! A te! Sì, mi deve pagare tutti i danni, a te! A te! Spero che sei assicurato! Tieni! Ci arrendiamo! Siamo pacifisti! Idi bawek choyo sos mawetsi, in I get in China scritto life. In nome di Sua Maestà, vi prego di voler accettare la carica di governatore di Las Palmas, Don Diego. Evviva! Evviva Don Diego! Away in I scurs mazzu de state chai wiki, in the chai, in the. Traiki, now a wiki choyo scrus me mainz. Ma che lingua stai parlando? E che ne so io? Anale wak in sotin tempo se ne wak di giti di zaghi di bocchi di fla in scoskin centaine che de benz. Inoltre vorrei dare una prova tangibile della riconoscenza della madrepatria a voi e a vostro figlio. C'è qualcosa che desiderate in modo particolare? Veramente no. Ah, sì, c'è. Beh, se non è che è questo. Ma io non capisco perché quel ministro ci ha tenuto tanto che noi tornassimo a casa. E ci ha dato pure un sacco di soldi. Ma... Oh, guarda chi c'è. Ma che viaggiano con noi? Tu, presto, muovetevi, camminate, carogne! Viaggerete chiusi nella stiva! Cercate di non capitarmi fra i piedi, se vi preme la vita! Portatelo in galera! Impiccatelo! Delinquentuccio da strapazzo, trovo. Caro Sisio, la vita è dura. Il signore Slavacca? Sì? Sono il comandante e vi porgo il benvenuto a bordo della mia nave. Grazie. Siete molto gentili. Il mio secondo. Ciao. Le signorie vostre possono versare a me l'importo dei biglietti. Inoltre, dato che sulla nave viaggiano dei prigionieri poco raccomandabili... Ce ne siamo accorti. Sì. Vi consigliamo di depositare presso di noi eventuale altro denaro, oggetti, eccetera, eccetera. Questa si chiama tutela del viaggiatore. Comandante, lei ci tuta. Le consegniamo i nostri averi. Prego, al cassiere. Oh, scusi l'equinozio. Grazie. Sarà veramente un piacere avervi nostri ospiti. Grazie. Signor? Prego. Lei è stato molto gentile, comandante. Buon viaggio. Gentilissimi, il primo e il secondo. Questo odore non mi è nuovo. Ciccio, stai pensando quello che penso io? Se pensi al cleptomane, sì. Miezzaga! Loro sono! Questa volta non ci sfuggiranno, vai di là! Sì. Signor comandante, equivoco di cleptomania ci fu. Io vi farò buttare nella stiva, no. Insieme con gli altri criminali. No, nella stiva no, nella stiva no. Scappa, Ciccio, Ciccio, nella stiva ci butta. No, nella stiva no, toppiamoci, torniamo a casa a nuoto. Presto. Fermatevi, disgraziati, ve lo ordina il comandante. Ciccio, prendi a sinistra! Andiamo alle Olimpiadi! La
vinceremo noi la medaglia d'oro! Don Ciccio è giorno franco, sul cavallo tutto bianco, sempre fianco a fianco, comparendo all'improvviso. La giustizia come ombre se ne va, con la spada ruggita.